1, 2, 3, 1, 2, 3.
Prova. Pronto dal Pala Farfalle di Padova per questo appuntamento con la pallamano italiana. Vediamo oggi in campo due squadre che mettono corpo e anima, come hanno dimostrato in queste ultime partite. L'Ariosto Ferrara arriva da una sconfitta contro il Brixen portata fino all'ultimo. Ecco che si carica anche la pallamano Cellini, pronta ad entrare in campo. Anche la Cellini arriva da una sconfitta. E sono tutte e due pronte per conquistare due punti. E scalare giustamente la classifica. Che non
rispecchia poi quello che in campo dimostrano queste due squadre. Scolaro pronta ad iniziare. Prendono posizione le ragazze. Pece tra le dita, voglia di vincere. E si parte. Subito. Le sorelle giocano, fanno girare Meneghini. Ivana saluta le compagne del Ferrara. Fa girare palla. Grazie. Ancora Giogap, Carel, Giogap Ivana, subito incrocio per Bearzi, finta, arriva fino all'ala, Marcellini Padova, ma rincomincia, su 9 metri, tiro da fermo e gol di Bearzi. Subito decisiva il terzino della Marcellini Padova, dopo pochi secondi dall'inizio. Arubi pronta per marcare Tanic, ma anche il Ferrara non si fa cogliere impreparata. Subito pronta il capitano della Cina di Padova che ferma l'azione, subito pronta anche il Ferrara che però subisce un altro fallo, pronti a ripartire dai 9 metri. Squadre veloci da subito. Tanic subisce, ma continua a far girare palla la Ferrara e c'è il gol. Si apre bene la numero 6 e Ferrara per l'appunto. Passaggio sporco che termina fuori, può ripartire Ferrara subito e funziona la difesa aggressiva con Giogap. Che segna con un pallonetto millimetrico sotto il 7. Fa girare palla a Rubi, non lascia respirare Tanic. Conosce bene questa squadra, l'allenatrice Cellini, che ha messo in campo una strategia che a quanto pare sta portando i suoi frutti. Riparte Meneghini, ma Bearzi ferma. Ammunizione. Munizione tra le file del Ferrara per Tanic. Si riparte con Scolardo ai 9 metri. Subito gioca up Garel per Bearzi. Fa girare fino all'ala Rubi. Ancora le sorelle gioca up. Bearzi. Incrocio tra le sorelle. Si alza in volo. Subito. Gioca up Vanessa. E il Ferrara trova lo spazio, ma trova il palo. Può ripartire la Cellini Padova con gioca up Vanessa. Bearzi al centro, si risposta nella sua posizione naturale, terzino sinistro. Fa girare palla a Rubi. Bearzi cerca spazio la Cellini, difesa aggressiva anche da parte del Ferrara. Incrocio lento e ci riprova Vanessa Giogap, ma la palla termina fuori. Può ripartire Rossignoli. Subito aggressiva Scolaro. Ancora vediamo come Arubi tiene sotto scacco Tanic, è costretto a far girare palla con passaggi lunghi. L'Ariosto Ferrara si fa trovare pronta anche la difesa da Cellini. Si riparte dai 9 metri con Marocchi. Tanic riesce a recuperare palla, riparte Crosta ma non trova Marocchi. Può ripartire la Cellini. Subito ci prova gioca up Carel, ma questa volta
viene fermato il tiro, anche se potente, e l'arbitro chiama il fallo. Può ripartire l'Ariosto Ferrara. Ancora Tanic, placata, prova a uscire Ferrara per cercare di movimentare un po' l'azione, ma e c'è la parata bellissima di Brock, con sicurezza, contropiede, ma viene intercettato. Può ripartire di Ferrara, ma c'è il fallo di Jogap Carel. Si riparte con Soglietti, il capitano del Ferrara. Crosta non trova Tanic. Vediamo come hanno deciso di non far partire le azioni, ma Tanic, implacabile, cerca il gol e lo trova sotto il 7. Bellissimo gesto atletico, sguardo da guerra, e riesce a segnare. Riparte la Cellini Padova, riparte da Rubi, Bearzi, Jogap Carel per la sorella, continua a far girare Cellini, cerca spazio, esce Scolaro, cerca Jogap Vanessa che non si ferma, e anche lei, e c'è un'altra infrazione parte di Tanic. 2 minuti, tensione palpabile, una marcatura così stretta potrebbe impensierire chiunque. Le ragazze del Ferrara si parlano, Crosta e Ferrara, e si può ripartire. Fabbricatore al centro, Crosta cerca la pece, ancora per Fabbricatori, fa girare palla al Ferrara, finta, incrocio, ed ecco palla che riesce ad arrivare a Crosta. A Rubi per un soffio non riesce ad anticipare, ma ci pensa in una situazione confusa la difesa da Cellini a far ripartire l'azione in offensiva. Bellissimo gesto tecnico che non trova una degna conclusione, ma si riparte con Rosignoli. C'è un fischio da parte dell'arbitro, si può ripartire. Tutto pronto. E c'è il gol. Si stava impostando l'azione, stavano cercando di capire come riuscire ad entrare, ci ha provato e ha trovato la soluzione del Paraiotova con un tiro da ferma. Non si ferma neanche la Cellini Padova, che continua a far girare palla cercando lo spazio migliore. Esce il pivot, ma non trova ancora spazio. Palla per Arubi, che però non trova il gol. Si parlano gli arbitri. Palla per la Cellini Padova, pronti a ripartire. Fallo in difesa. Si riparte con Arubi per Bearzi. Ancora Arubi. Arubi per Jogap Carel, Jogap Vanessa per Meneghini, che apre, torna. C'è spazio per Meneghini, ci riprova, ma vengono fermate le ragazze della Cellini Padova dalla difesa del Ferrara. Azioni confuse, trova comunque lo spazio Jogap Carel, ma viene fermata l'azione. Si può ripartire comunque dai 9 metri. Riparte con Scolaro, rientra Tanic, si alza in volo Bearzi e segna. Si può ripartire, Rosignoli fa girare palla, Crosta per Ferrara, ancora Crosta che non trova Tanic, e riparte il Ferrara, che è costretto a giocare senza il pivot, incrocio timido, ma prova ad entrare comunque Paiotova. Si può partire dai 9 metri. Tanic chiede la palla, la vuole,
si alza, cambia mano e trova il gol. Se vuole la palla deve andarsela a prendere. Fino adesso solo da azioni da gioco fermo, perché la difesa del Cellini si fa sempre più intensa. Meneghini, Giocap Vanessa per Giocap Carel, Bearzi, fa girare palla la Cellini. Si fa alta anche la difesa del Ferrara, che vuole fermare questo gioco di incroci. Giocap Vanessa, buca le mani di Rosignoli con un tiro violento, ma che trova un buon fine. Si guardano le ragazze del Ferrara. Crosta trova spazio Fabbricatore, che poi riesce a trovare Ferrara, che sul primo palo trova il gol. Riparte Raccellini con Scolaro subito per Giogap. Bearzi viene placcata e si riparte con Scolaro. Arubi, Bearzi, Giogap Carel per Giogap Vanessa, fanno girare palla, esce Arubi, Bearzi vuole la palla, Scolaro lotta, entra e ci sono i 6 metri. Il capitano ai 6 metri si prepara, guarda la palla, finta, e trova il gol a fil di palo, e si riparte col Fabbricatore. Fa girare palla D'Ariosto Ferrara, ci prova Rubi, ne marca addirittura 2. Crosta vuole trovare lo spazio, ma trova il fallo. Si può ripartire dalla linea tratteggiata. Chiede palla a Tanic. Cerca di infastidire. E ci riesce molto bene. Ottimo lavoro fino adesso nella difesa della Cellini. Si stanno riorganizzando e con un buon mancino il Ferrara trova il gol con Paniottona. Subito si difende da subito. Bel gesto atletico, lancia il sasso a fil di acqua e segna. Cellini Padova che non si arrende, continua con il gioco intenso, una fase offensiva che non lascia respiro al Ferrara, e difatti subito c'è lo spazio trovato da Giocap Vanessa e la munizione per Ferrara, che ha provato giustamente a fermare l'avversario. Si può ripartire. Meneghini ora fuori ad infastidire l'attacco del Ferrara, che praticamente giocano con un uomo in meno. Scolaro riesce a intercettare, ma nulla da fare, riparte l'attacco del Ferrara. Ci prova Fabbricatore, ma viene fermata, ed è Crosta sui 9 metri. Tanic fa subito girare palla per Panitova, c'è un colpo ma può ripartire Cellini con Brock. Bearzi per Giocap Carel, Giocap Vanessa, finta di incrocio, incrocio con Bearzi che poi trova il palo. Si ferma l'azione, ma non c'è infrazione d'aria, può ripartire Ferrara. Tanic tocca palla, Bearzi per Arubi che frena l'attacco per cercare il passaggio, ma Tanic riesce a intercettare. Può ripartire la Cellini Padova. Scolaro, Bearzi imposta ora la Cellini Padova, passaggi veloci,
e c'è l'incrocio, si alza Bearzi ma trova Rosignoli. Scolaro ci prova, Rosignoli, doppia parata, nulla di fatto, si può ripartire. Frosta, subito, palla che arriva fino a Soglietti, il capitano del Ferrara, ma che trova pronta Brock che para e chiude bene lo specchio della porta. Riparte Acellini, Meneghini, Giogap Vanessa per Giogap Garel, Bearzi, spalle alla difesa, fa girare. E c'è l'incrocio, vuole cercare lo spazio, ci riprova a giocare Vanessa, nulla di fatto. Scontro con Tanic. Riparte il Ferrara con Soglietti che riesce a trovare lo spazio per Pagnotova che segna. Parità dopo 15 minuti dall'inizio della gara. Lincetti al centro, Grab Carel per Arubi, Lincetti chiama Scolaro, fa girare palla da Cellini, tiro sporco, passaggio sporco ma viene recuperato da Scolaro prontamente, subito fanno girare palla le sorelle Giugap. Prova il tiro ma nettamente questa volta purtroppo fuori dallo specchio della porta. Pronta Crosta a far partire velocemente la palla, finta, tira da fermo ma nulla di fatto, pallone fuori. Buona azione veloce che non trova una conclusione positiva e può ripartire la Cellini. Vincetti al centro, gioca Fanessa. Difesa del Ferrara che non vuole lasciare spazi all'attacco della Cellini. Ma questa volta riesce a trovarlo il capitano della Cellini, Giogap Carel. Palo gol e può ripartire il Ferrara. Subito Meneghini su Tanic. Riparte il Ferrara. Tanic che si prende del tempo per fare dello stretching. Praticamente il Ferrara gioca senza un uomo ma riesce comunque a trovare gli spazi, non si fa intimidire, probabilmente consapevoli della loro punta di diamante che fa la differenza. Fa girare palla la Cellini, chiama lo schema Lincetti. Difesa che non esce dai 9 metri, quella del Ferrara, probabilmente anche loro consapevoli dei gesti atletici, spulmini delle ragazze della Cellini Padova. Arubi trova però Giogap Carel che scarica per la sorella, riesce Meneghini a tener palla. Lincetti ci prova, scarica su Meneghini che però si alza in volo ma trova pronta Rosignoli. Contropiede per il capitano del Ferrara che non sbaglia. Ospiti in vantaggio, più uno per il Ferrara. Si fa sentire anche l'allenatore. Vuole più grinta da parte delle sue atlete. Riesce a trovare spazio Giogap Carel ma viene fermata fallosamente. Si può ripartire dai 9 metri con Scolaro. Vincetti ridà palla a Giogap Carel. Fa girare, scarica, passaggio per Meneghini che però viene fermata. Si riparte ai 9 metri. Fa girare palla la Cellini,
partita veloce, trova comunque lo spazio, ma si riparte con rimessa dal fondo, subito alta, gioca Vanessa su Crosta, finta, parata, ma gol della numero 11 Panionova. Bellissimo gesto atletico, doppia finta per arrivare poi al gol. Può ripartire la Cellini. Esce Rubi, cerca Lincetti, passaggio sporcato, gioca Vanessa, mette una pezza, si può ricominciare a impostare l'azione in attacco, subito per Meneghini che non riesce però a trovare spazio, ma trova Lincetti per gioca Carel che poi riscarica su Lincetti, pronta, doppia finta anche lei, come per lo scorso attacco del Ferrara, ma questa volta trova la difesa pronta, ginocchio contro ginocchio con la Panionova, tutto pronto per ripartire. Fa girare, subito pronta Soglietti a non far arrivare palla fino all'ala, e c'è una munizione. Riparte la Cellini Padova. Parte Lincetti, incrocio con Giocap Vanessa che non sbaglia. Entra in campo Fabbricatore. Tanic, tocca palla. Subito Meneghini, Giocap Vanessa che chiude subito sul Fabbricatore, ma fa girare palla il Ferrara che trova Panionova. Ferrara cerca lo spazio, non ce la fa, allora si fa girare ancora, la finta il capitano del Ferrara, la palla riesce ad arrivare a Ferrara che riesce a trovare l'angolino alto del secondo palo. Riparte la Cellini. Si fa sentire anche l'allenatore del Ferrara, non vuole errori in fase d'attacco, vuole mantenere questo vantaggio seppur lieve. Incrocio con Meneghini, ritorna ancora a giocare Vanessa che trova Scolaro che trova il gol. Cellini Padova che si fa trovare pronta, può ripartire Crosta per Fabbricatore, ancora Crosta, subito Meneghini su Tanic, Tanic che entra nei 6 metri. Crosta al centro, fa girare Fabbricatore, non riesce ad arrivare fino a Ferrara. Ancora Crosta, si alza la Panionova che trova comunque il gol, e ci sono i 2 minuti per Giocap Carel per una spinta. Escono le sorelle Giocap, entra Lincetti. Rientra Giocap Vanessa. Non... Confusione. Vediamo che rimangono in campo Giocap Carel e anche Giocap Vanessa. Esce Lincetti. Scolaro che si posiziona all'ala per rimediare l'inferiorità numerica. Fanno girare palla veloce. Cellini Padova. Fa vedere Scolaro però non trova, e subito Meneghini riesce a intercettare questo contropiede, Brock va in aiuto, può ripartire la Cellini Padova con Rubi,
impostano l'azione in fase offensiva le ragazze da Cellini Padova. A Rubi si parla con Giugap Carel, pronta a ricevere, Giugap Vanessa, Scolaro incrocia con Meneghini, taglia e si ferma sui 9 metri e trova poi lo spazio Giugap Carel grazie al taglio di Scolaro. Può ripartire il Ferrara e c'è il primo time out della partita. Seppur in vantaggio l'allenatore Britos del Ferrara non vuole assolutamente rischiare. Tutto pronto per ricominciare, si caricano anche le ragazze del Cellini Padova. Si può ricominciare. Si riparte. Da Soglietti cerca la pece, crosta anche lei Pagnatova. Per il momento il punto di riferimento per riuscire ad arrivare al tiro del Ferrara. Soglietti si alza in volo dall'ala, si centra e trova il gol. Tutta l'esperienza racchiusa in questo gesto atletico del capitano del Ferrara. Riparte comunque anche la pallamano Cellini, ancora con Scolaro che si posiziona all'ala destra e fa girare palla. Incrocio proprio con Meneghini, riprova a far trovare spazio alle sue colleghe di gioco, ma non ce la fanno questa volta ad arrivare al gol. Può ripartire Scolaro, nel frattempo rientrata anche Lincetti. Tutto pronto per rimpostare la normalità in questa fase offensiva a parte da Cellini, che si alza in volo, gioca Vanessa ma non trova il gol. Comunque palla che rimane alla Cellini, può ripartire, passaggio sporco che però Ferrara non riesce a intercettare e riparte l'azione della Cellini. Meneghini, gioca Vanessa, viene fermata ma riesce ad andare avanti l'azione. Gioca Garel, schiaccia ma trova il pallo e anche il fallo. Si può ripartire con Scolaro. Vincetti a Rubi, prova ad entrare, fa girare comunque palla a Cellini, trova lo spazio, gioca a Vanessa ma trova Rosignoli e c'è il secondo time out per la Cellini Padova, chiamato da Cellini Padova. Tutto pronto per ricominciare, squadra chiamata dall'arbitro a rientrare in campo.
Si parte con il Cellini in attacco, Scolaro che chiede spiegazione all'arbitro. Tutto pronto per ripartire. Beh, Arzi, a Rubi. Incrocio alto, beh, Arzi vuole trovare il gol, Scolaro si fa trovare pronta, un'altra ottima parata da parte di Rossignoli. Subito! Joga up Vanessa, che fa commettere fallo al Ferrara, e di nuovo, e c'è il rigore. Si fa sentire la pressione della Cellini, il Ferrara è sempre costretto ad arginare in maniera fallosa. Dai 6 metri il capitano Giogap Carel. Si guardano le giocatrici, una prima finta, si alza e c'è il gol. Imprevedibile dai 6 metri il capitano della Cellini. Sangue freddo. Subito su Tanic Meneghini, riparte l'azione offensiva del Ferrara, fabbricatore Tanic che entra nei 6 metri e c'è il gol da parte del capitano Soglietti. Subito gioca Vanessa in velocità, trova Arubi, si può ripartire però dal fondo con Rosignoli, fabbricatore cambia con Tanic. Subito Tanic tocca palla e poi si riposiziona fra la difesa avversaria. Meneghini punta ad uscire, fabbricatore trova comunque il modo di scaricare su Pagnotova, riconquista la palla. Indicatore, si riparte dai 9 metri, Tanic vuole la palla, vuole cercare gol ma viene subito prontamente fermata da Bearzi e Meneghini. Parte per Fabbricatore e si alza in volo Pagnotova che trova il gol. Può ripartire la Cellini Padova, Arubi, Bearzi per Giogap Carel che scarica sulla sorella Meneghini. Gap Vanessa, il capitano Bearzi, Gap Carel, finta, entra, trova lo spazio e segna. Nulla da fare per Rosignoli che si trova impreparata. Riparte il Ferrara con Soglietti per Pagnotova che tenta dai 12 metri ma trova pronta questa volta Brock, che la teneva d'occhio. Contropiede che non ha portato a nulla di fatto. Può ripartire il Ferrara con Fabbricatore, Pagnotova, Soglietti, si parlano. Fabbricatore per Crosta, cerca lo spazio Fabbricatore, scarica su Crosta che però non riesce a mantenere in campo la palla. Può ripartire il Cellini Padova con Brock fuori dai 6 metri, scarica su Scolaro che va a riprendere il posto tra la difesa avversaria. Gap Vanessa riesce a scaricare per Meneghini che trova lo spazio ma Rosignoli para. Riparte il Ferrara, Tanic per Crosta che decide di fermarsi e scaricare ma trova invece Giogap Carel. Bearzi si alza dai 9 metri, trova però un ottimo Rosignoli che ferma il tiro e riesce a parare anche l'ennesima fase offensiva del capitano della Cellini Padova. A meno di un minuto dal termine riesce a trovare Pagnotova, fabbricatore che segna. Padrone di casa in svantaggio a meno di 30 secondi al termine da questa fine del primo tempo. Partita combattuta,
Jogap, Vanessa trova il gol, inarrestabile. Vuole ripartire veloce, non vuole perdere nessun secondo il Ferrara, ma Pagnotova viene fermata da Bearzi. Si può ripartire non dai 9 metri, l'arbitro richiama, non si vogliono fermare, e viene però dato il gol. Sembrava volesse indicare la zona di ripartenza, ma... E finisce così questo primo tempo al Palafarfalle di Padova. Consigli per gli acquisti.
tutto pronto al Pala Farfalle per ricominciare il secondo tempo della settima partita di campionato Beretta femminile. Ultime indicazioni da parte di Denemi, allenatore della Cellini Padova, alle sue ragazze. Altrettanto Britos per le giocatrici del Ferrara. Si carica la Cellini, si guardano le ragazze del Ferrara e si dispongono, pronte a ripartire. Palla al centro, difesa che si sta schierando anche per la Cellini Padova. E si caricano Rosignoli, Pagnotova e Ferrara. Mano in alto, fischio d'inizio, si può ripartire. Palla per Tanic, subito Meneghini fuori, difesa alta da parte, e subito aggressiva da parte di Arubi contro Pagnotova. Ferrara scarica su Crosta, fabbricatore, ancora per Ferrara che non trova però lo spazio finale, finta di Crosta e fabbricatore che viene fermata a Scolaro. Si riparte ai 9 metri per Suglietti. Arubi fuori su Pagnotova che però riesce a trovare fabbricatore che segna. Riparte Marcellini Padova, Bearzi, Arubi per Jogap, Carel scarica sulla sorella, Meneghini cerca la Pece, fa girare palla alla Cellini Padova. Bearzi prova ad entrare, scarica su Jogap Carel, finta per Jogap Vanessa che però viene intercettata, può ripartire Ferrara, chiama la posizione l'arbitro, questa volta non intercede, fa ripartire da dove è caduto il fattaccio. Subito Tanic, fermata da Meneghini, non trova però lo spazio fabbricatore, cerca la palla Tanic, para Ghiraldo ma c'è il rigore. Dai 9 metri il capitano del Ferrara, Soglietti, non guarda il portiere, carica il tiro e scarica, segna Katia Soglietti, capitano del Ferrara. Riparte la Cellini, le sorelle Jogap fanno girare palla per Bearzi fino ad Arubi. Jogap Carel per la sorella, riscarica per Bearzi che cerca Scolaro ma nulla di fatto, fa girare palla, esce Scolaro, incrocia per arrivare fino a Jogap Vanessa che scarica su Bearzi che cerca Jogap Carel che riesce a trovare lo spazio, ma un'ottima parata da parte di Rosignoli. Ci prova Meneghini che riesce comunque a trovare lo spazio ma viene fermata e si può ripartire dai 9 metri. Scolaro fa girare Meneghini, Jogap Vanessa per la sorella, Jogap Vanessa recupera palla e viene fermata. Fa girare palla Cellini Padova, ci prova Bearzi, parata di Rosignoli, contropiede, trova il capitano che trova anche il palo, Mampu. Sì, si parlano gli arbitri.
due minuti per giocare Vanessa e il rigore. Massimo penalty dai 6 metri, di nuovo il capitano del Ferrara. Sicure le colleghe già posizionate in difesa. E però c'è la parata di Ghirardo, questa volta non trova il gol il capitano del Ferrara. Può ripartire la Cellini, la Arubi, Bearzi, Giogap, Carel, Meneghini. Entra in campo Lincetti per dare manforte all'attacco in inferiorità numerica della Cellini Padova. Meneghini, Lincetti in posta per Bearzi, che cerca lo spazio, scarica su Arubi che però non trova il gol. Riparte in velocità il Ferrara, che cerca il capitano, che cerca di farsi perdonare, trova il gol sul secondo palo. Recupera palla Bearzi, si può ripartire dal centrocampo. Entra in campo anche Damian tra le file della Cellini Padova. Studiano gli spazi per riuscire ad entrare, seppur in inferiorità numerica, le atlete della Cellini Padova. Bearzi, finta, e però riesce a recuperare Meneghini, che questa volta impassibile non sbaglia e segna. Richiama il centrocampo l'arbitro, le ragazze del Ferrara per ripartire. Fa girare palla il Ferrara con Fabbricatore che scarica su Pagnatova. Ancora Fabbricatore per Crosta, che cerca Ferrara, si apre, ma Ghirardo riesce a parare, si riparte. Laterale Bearzi per Damian. Impostano gioco in attacco a Cellini Padova. Bearzi prova ad entrare, scarica su Lincetti, che riesce comunque ad entrare ma viene fermata. Si può ripartire dai 9 metri. Damian, Bearzi, capitano, gioca per Vanessa, ritorna in campo anche Scolaro, inferiorità numerica che viene ripristinata. Palla sporca, recupera, gioca Vanessa che scarica su Meneghini, ma c'è il fallo, si può ripartire dai 9 metri. Gioca Carel per la sorella, gioca Vanessa che prova il tiro da ferma, ma fuori di poco. Riparte Rosignoli, Pagnatova vuole la palla, Fabbricatore, Pagnatova si alza e questa volta trova il gol, anche se toccato da Ghirardo. Pallone sporco che entra. Comincia a rimpostare l'azione d'attacco Cellini Padova, si sposta a sinistra, gioca Carel al centro, Bearzi. Si posizionano. Per riuscire a trovare lo spazio, si alza Bearzi a fil di palo, entra. E c'è il gol. Parte veloce il Ferrara, che cerca gli spazi per poi arrivare al capitano che sbaglia grazie alla parata di Ghirardo. Gapcare si alza in volo, finta di tiro per Damian, Bearzi che però viene fermata dalla difesa e non riesce a trovare Scolaro, però si riesce ad alzare in volo Giogap Vanessa e c'è il fallo. Azione di gioco confusa, nulla di grave, si può ripartire. Bearzi scarica per Giogap Vanessa e ancora Bearzi che imposta, fa girare palla la Cellini, cerca lo spazio.
Cellini che sta giocando per trovare lo spazio e lo trova con il capitano che non lascia scampo al portiere del Ferrara. Subito fuori Meneghini su Pagnatova, ci riprova a scaricare sul capitano per arrivare al tiro il Ferrara, ma c'è subito l'uscita Giugap Carel che riesce a fermare l'azione, e però questa volta numero 24 Marocchi trova il capitano pronto a mettere la palla in rete, tutto pronto per ripartire. Cellini Padova in fase d'attacco, Scolaro cerca di aprire la difesa avversaria per trovare gli spazi per le compagne, si alza in volo Vanessa Giugap che trova il palo, riesce a intercettare Scolaro che segna. Ferrara che riparte in velocità subito, Pagnatova che viene subito fermata dal mastino Meneghini, non c'è spazio per le punte di diamante del Ferrara. Tanic scarica, poi Marocchi che trova un bellissimo gol, un pallonetto millimetrico su Ghirardo che non riesce ad arrivarci. Palla che scivola fino alla porta avversaria, subito Scolaro recupera palla, pronti a ripartire. Bearzi fa respirare le compagne. Guarda il cronometro l'arbitro, 9 minuti e 52 all'inizio di questo secondo tempo. Incrocia Damian con Giugap Carel, Bearzi, un nuovo incrocio con Giugap Carel che scarica sulla sorella che trova il tiro, e però nonostante la ripartenza di Damian sull'ala non viene chiamato il fallo, quindi il gioco può ripartire in velocità. Pagnatova trova Giugap Vanessa, si può ripartire dai 9 metri. Tanic ancora, Meneghini che difende alta, ci prova Pagnatova ma Bearzi mette una pezza, si riparte dai 9 metri. Tanic vuole la palla subito, passaggio veloce da parte di Crosta per Ferrara che si apre e segna dall'ala. Bearzi fa girare, imposta l'azione a Cellini Padova, Bearzi taglia con Scolaro che esce, Giugap Carel segue l'azione, scarica sulla sorella che si vuole alzare ma viene fermata e c'è un sfondamento, può ripartire Ferrara con Rosignoli, cerca il passaggio lungo ma decide di passare a Tanic che così tocca palla, riesce poi a fermare Damian, il capitano del Ferrara. Si riparte con Marocchi nei 9 metri, fa girare palla, Crosta scarica, passaggio sporco che però finisce in out, può ripartire la Cellini, ci pensa Ghirardo che esce dai 6 metri per dar manforte alle compagne. Entra in campo Engarrua Beveli, Giugap Carel, Bearzi scarica su Engarrua, taglia con un incrocio Giugap Carel con Bearzi che però poi non riesce a trovare il gol, c'è subito il contropiede, Damian ci mette una pezza, fa trovare il rigore andando a disturbare l'azione e c'è il gol di Soglietti, numero 87 del Ferrara che questa volta non sbaglia. Riparte la Cellini Padova,
Jacob Carel si parla con Ngarua. Bear si scarica su Damian. Fanno girare palla. Ragazzi, Cini di Padova, Scolaro esce, scarica su Ngarua, Bearzi, finta di tiro, si alza e c'è il fallo. E c'è il fallo da parte di Tanic sul capitano Jacob Carel. Vediamo che là gli arbitri si parlano, cercano di capire. Ci sono i 2 minuti per Tanic. Si può ripartire dai 9 metri. Viene richiesta la pulizia del campo dopo la caduta del capitano. Ritmi alti in questa 7ª giornata del campionato di Serie A Beretta femminile. Scaldano le spalle nel frattempo le giocatrici della Cellini. Tutto pronto per ripartire con Scolaro, il vice capitano della Cellini Padova, che scarica su Lincetti, che chiama già lo schema. Tutto pronto per la fase offensiva della Cellini Padova, che fa girare palla Lincetti, però tiro sporco che viene intercettato da Fabbricatore, tiro schiacciato con finta e c'è il gol del Ferrara. Riparte veloce la Cellini Padova. Lincetti fa girare Damian, gioca Carel per Lincetti che cerca Ngarrua, tiro di nuovo sporcato. Fallo, si può ripartire a 9 metri. Lincetti prova il tiro, viene fermata e c'è il fallo in attacco. Crosta chiama la calma da parte delle compagne. Tagliare palla Fabbricatore per Marocchi. Benetova, Marocchi si accentra, viene al centro, schema probabilmente del Ferrara, crea confusione, entra Marocchi che scarica sul capitano che viene fermato da Damian, subito fuori Meneghini su Pagnatova che cerca la palla per poterla toccare in fase d'attacco. Ferrara riesce a tenere la palla in campo, quindi si parte da un laterale. Girardo per Bearzi, gioca Carel in posta d'azione, ancora Bearzi per Meneghini che finta il tiro, cerca poi Scolaro che però viene intercettata dalla Panetova che scarica ora il portiere del Ferrara su Marocchi. Subito Meneghini su Tanic, fa girare il palla al Ferrara e c'è il fallo. Si parte dai 9 metri, nuovamente Tanic chiama il pallone e non trova lo specchio della porta la Pagnatova, infastidita anche lei da la difesa a uomo da parte del Cellini Padova. Azione confusa che si conclude con un rigore, pronta per l'esecuzione gioca Carel, carica, finta e si fa trovare pronta però Rossignoli. Arbitro richiama la posizione fiscale, si riparte da lì. Tanic tocca palla,
fabbricatore per Crosta. Tanic, subito Meneghini pronta a recuperare la posizione, che però chiude anche sulla Pagnatova, chiamata a fargli straordinario oggi Meneghini. Giugap Karel imposta l'azione, velocità per Bearzi che trova lo spazio e c'è il fallo. Si può ripartire dai 9 metri. Partita vigorosa quella di questa sera al Pala Farfalle. Bearzi chiama subito lo schema, fa girare palla. Giugap Karel si riposiziona al centro. Bearzi. Ingarrua. Giugap Karel. Esce Scolaro, scarica su Bearzi che trova Ingarrua, che però viene fermata dal muro della difesa del Ferrara. Può ripartire Scolaro, la linea tratteggiata, Ingarrua al centro. Si parlano le ragazze del CNI Padova. Bearzi trova lo specchio della porta ma viene fermata. Si può ripartire. Bearzi, Damian. Subito e dentro i 9 metri l'attacco della Cellini Padova e c'è però il fallo in attacco da parte del capitano. Riparte il Ferrara, scarica su Pagnatova che cerca subito Crosta, che cerca di scaricare su Marocchi, che però viene fermato in maniera non fallosa. Parte della difesa degli Cellini. Giugap Karel non trova a chi scaricare il pallone e viene richiamato l'allenatore Britos del Ferrara con una munizione da parte dell'arbitro. E c'è il fischio, si riparte. Scarica su Bearzi, Giugap Karel. Si riparte da Damian, ancora Bearzi per Giugap Karel. Scarica su Ingarrua. Giugap Vanessa si posiziona all'ala. Cerca di entrare subito per Ingarrua. Bearzi cerca di trovare lo spazio ma scivola e c'è il contropiede, tiro che trova il capitano del Ferrara Soglietti, che con un pallonetto porta a 28 i gol per il Ferrara. Carica le sue ragazze, Giugap Vanessa, non ci sta la partita che si era mantenuta in equilibrio fino alla fine del primo tempo. Ora non rispecchia quello che si vede in campo, ma i gol vengono fatti, devono essere segnati. Subito contropiede del Ferrara e c'è di nuovo il capitano del Ferrara che sta riempiendo il cartellino di gara con i suoi gol. Rientra Lincetti al centro per impostare l'azione. Ingarrua si scambia con Bearzi che esce. Entra Meneghini che si sposta nella sua posizione naturale, fa ritornare Giugap Vanessa, terzino, fa girare palla la Cellini Padova, si sposta al centro Ingarrua che vuole cercare lo spazio, scarica su Giugap Vanessa che tira ma trova Rossignoli, mano ferma e ferma il tiro. Riparte Pagnatova che un semitiro passaggio non riesce a trovare Marocchi. Nulla da fare per il contropiede della Cellini. Meneghini tenta l'impossibile ma fabbricatore trova il gol in questo contropiede. Entra in campo anche la numero 4 Buna del Riosto Ferrara. Vincetti vuole lo spazio, ci pensa Scolaro a scalare la difesa avversaria. Esce Vincetti per Ingarrua che cerca il tiro, lo trova Damian, recupera e trova il gol. Schiaccia tra le gambe di Rossignoli e la palla entra in rete. Può ripartire
Ferrara, subito Meneghini. Meneghini chiamata alla difesa su due punti di diamante di questa squadra. Sta cercando di non lasciare impostare l'azione. Palla che riesce ad arrivare al capitano del Ferrara. Brock para, pronta per il contropiede, ma si riparte dalla tre quarti. Vincetti per Engarrua. Ci arriva Meneghini, fa girare palla Lazzellini, Scolaro cerca di trovare lo spazio per le sue colleghe facendo spostare sui 6 metri la difesa avversaria. Si può ripartire con Damian. Vincetti, ancora Engarrua, ancora Damian che esce, cerca di trovare lo spazio per Engarrua, grandissimo gesto tecnico di questa atleta che con una finta, un tiro camomilla riesce a trovare il gol. E c'è un bellissimo gesto atletico anche dalla parte opposta, da parte di Costa, con un tiro nascosto a schiacciare da dietro la schiena, che non trova però il gol. E c'è il primo time out di questo secondo tempo. Denemi, l'allenatrice della Cellini, carica le sue ragazze, chiede concentrazione invece Britos alle atlete dell'Ariosto Ferrara. Si può ripartire, fase offensiva per la Cellini Padova, con Garrua che cede il pallone per la Pece alla numero 11 Pagnatova del Ferrara Sport, dove il fair play non manca mai. Trova spazio anche gioca Pivana in questo secondo tempo, fa girare palla Lincetti per Engarrua, subito fanno girare palla di nuovo per Engarrua, gioca up, recupera, scarica su Meneghini, poi perde palla Pagnatova, contropiede, Brock si fa trovare pronta e sporca il tiro. Del Ferrara, riparte la palla a mano Cellini. Engarrua si alza, trova però il palo. Meneghini recupera. Gioca Pivana, mantiene palla, fa girare Vincetti per Engarrua. Gioca Pivana, di nuovo per Vincetti. Engarrua che trova Damian che vuole palla, si muove la difesa del Ferrara che lascia così trovare spazio a Damian, che però con questo tiro sporcato da Rossignoli rimane sulla linea della porta. E c'è Meneghini che intercetta e fa ripartire così la Cellini Padova in fase d'attacco. Vincetti torna al centro, fa girare per Engarrua, Damian. Engarrua scarica su Vincetti, gioca Pivana, fa girare palla la Cellini, incrocia Vincetti con gioca Pivana, si alza in volo e trova la traversa. Engarrua, riescono a tenere in gioco la palla le atlete del Ferrara. Pagnatova che vuole scaricare sul capitano Soglietti, ma prontamente Damian, fallo tecnico sul capitano del Ferrara. Riparte l'azione del Ferrara, ancora Meneghini che lascia respirare Tanic,
e ci pensa poi Brock che para. Rimpostano l'azione, la ragazza del Cellini Padova non riesce, tiro sporco, a tenere in campo la palla, gioca Vanessa, ci pensa Brock ad uscire. Scolaro rimposta per giocare Pivana per la sorella Vanessa, che però scivola. Riparte il Ferrara, azione che non si ferma, il Ferrara rimposta, c'è uno stop per un infortunio da parte di Giogap Vanessa, riesce però a recuperare, si riparte ai 9 metri con il numero 4 Bruna del Ferrara. Tanic finta, cerca la compagna ma non la trova, Pagnatova che era rimasta fuori dai 9 metri, non aveva seguito l'azione, si può ripartire dai 9 metri. Entra il Ferrara con Verigni che scarica su Tanic che però poi trova la traversa, può ripartire Verigni, carica su Tanic, non trova Pagnatova, subito Meneghini prontamente aveva fermato ma senza commettere fallo l'avversario, cade Pagnatova ma si può ripartire. Engarrua scarica su Damian per Giogap Ivana, Meneghini scarica sulla nuova entrata Angela Prera, fa girare Ingarrua, Prera per Giogap Ivana che entra e trova il gol, scarica sul primo palo e toglie la neanderthaler dal 7, si riparte, riesce a tenere in campo Fabbricatore, si alza Simone Pagnatova che scarica su Verigni che poi riesce a trovare la compagna Fabbricatore che trova il gol dall'ala sinistra, riparte ora la Cellini Padova, Prela, Giogap, Pellincetti, Engarrua, Damian, Vincetti, scambio veloce con Engarrua che vuole cercare lo spazio, Lincetti viene fermata da Verigni in maniera non fallosa, entra in campo anche a Rubi, Engarrua cerca Rubi che però non riesce a trattenere la palla, può ripartire, contropiede del Ferrara, nulla di fatto, Tanic piede, può ripartire la Cellini Padova, entra in campo anche Vitale, portiere del Ferrara, trova spazio questi ultimi minuti, due minuti alla fine. Si ritorna, fase offensiva, intercetta Giogap Ivana con una schiacciata, non si fa trovare impreparata, cerca di sfondare la difesa della Tanic, Giogap Ivana, ma viene chiamato il fallo, si può ripartire con Rubi, Vincetti, Engarrua rimposta l'azione, di nuovo Lincetti, Giogap Ivana fa girare palla a Cellini, incrocia con Engarrua che si alza in volo e trova la seconda traversa, Giogap Ivana lotta fino alla fine, ci pensa Prera a tenere il pallone in campo, a Rubi esce a dare man forte all'azione d'attacco, Giogap Ivana finta veloce, viene poi fermata Lincetti e si riparte dai 9 metri. Un minuto alla fine. Engarrua per Lincetti che entra, cerca la finta, viene fermata, trova però Arubi. E si può ripartire dai 6 metri. Ferma il tempo. Si posiziona Engarrua, pronti per il fischio.
finta. Ngannou si alza, tiro che entra. Riparte il Ferrara per questi ultimi secondi di gioco. Prela fuori su Tanic. Rigni, Prela che marca Tanic che non riesce a toccare palla. Rigni gioca a Pivana, riesce a fermare l'azione d'attacco. 5 secondi al termine. Tanic cerca, non trova, contropiede e c'è il fischio. E finisce così, 23 per la Cellini Padova, 31 per la Riosto Ferrara, questa settima giornata di campionato di Serie A Beretta femminile. Grazie a tutti per il video ascolto, alla prossima partita dal Palla Farfalle di Padova.